Una prima manche grintosa e determinata. Il pilota di Bouduzot, incurante dell'asfalto reso viscido dalle prime gocce di pioggia e con il vento sferzante che rendeva ardua l'arrampicata soprattutto dei prototipi, è volato su leggero come una piuma, dribblando senza troppi problemi le 8 birillate poste lungo i tornanti. Al termine della manche, una pioggia battente ha costretto molti piloti a rivedere i propri piani e così in tanti hanno deciso di fermarsi, mentre altri, soprattutto nelle retrovie, hanno sfidato la sorte, riuscendo anche a migliorare la propria posizione. Così, al termine delle tre manche, sul podio ha sventolato con orgoglio il vessillo dei quattro mori. Francesco Marrone, un grande successo a questa prova di campionato italiano alla Guspini Arbus. Sì, diciamo un bel successo perché è arrivato con poca preparazione in quanto ho avuto dei problemi alla macchina ieri sera. Infatti alle spalle di Marrone, già in forma mondiale, si è piazzato il sorprendente Franco Caggiu su Fiat 126 motorizzata De Nanni, seguito dal veterano Ignazio Secchi su Osella PA9. La seconda e la terza manche ha piovuto e quindi gli altri non hanno avuto la possibilità di abbassare i tempi. Però vabbè, purtroppo le gare sono fatte anche di queste cose, bisogna... Delusione invece per due dei favoriti della vigilia, Fabio Emanuele e Ciro Barbaccia. Il molisano su Osella ha compromesso la sua prova abbattendo un birillo nella prima manche, errore che gli è costato la vittoria, relegandolo al quarto posto. Mentre il palermitano su Osella PA9 si è dovuto accontentare della quinta piazza. Risultato eccellente per Roberto Vacca, sesto su Renault Clio V6 e tra l'altro vincitore del gruppo S. Passiamo ora ai gruppi e alle classi. Nella classe N1 Antonello Nurra su Peugeot 106 precede Michele Secci su Peugeot 106 e Francesco Piras sempre su Peugeot 106. Nella classe N2 è il pilota di Arbus Marino Gessa su Citroën Saxo che regola nell'ordine Paolo Bordo e Gianclaudio Dessì, entrambi su Peugeot 106. Nella classe N3, primo di classe e di gruppo Alessandro Floris, secondo Gino Marinelli e terzo gradino del podio per Gianfilippo Tornatore, tutti su Renault Clio Williams. Nella classe N4, vittoria solitaria per Giovanni Emilio Rizzi su Subaru Impresa. Nella classe A2, Gianfranco Gardella ha la meglio su Antonello Piras, entrambi su Peugeot 106. Nella classe A3, primato di gruppo e di classe per Antonio Secchi su Peugeot 205 1009, seguito da Gianni Marzano su Peugeot 205 1009 e Antonio Carta su Fiat 1 Turbo. Nella classe S2, Giovanni Maria Piras su Fiat 127 ha preceduto Fulvia Scarso su A112.
Nella classe S3 è il pilota di Mesue Rios, Gianfranco De Sena, a primeggiare su Gioacchino Perez, entrambi su A112. Nella classe S4, Manrico Boi, su Peugeot 205, ha regolato Federico Arizzu, su Peugeot 205 Rally, e Christian Falchi, sempre su 205 Rally. Nella classe S5, primato per Antonello Pala su Fiat X19. Nella classe S6, dominio di Danilo Mosca. Alle sue spalle Francesco Fois e Silverio De Murtas, entrambi su Peugeot 309. Nella classe S7 vittoria di Roberto Vacca su Renault Clio V6, seguito da Pietro Mameli e Tommaso Giago, questi ultimi su Renault 5 GT Turbo. Nella classe P2, primo Franco Caggiu. Alle sue spalle Giovanni Martino e Sebastiano Giraldi, entrambi su Fiat 500. Nella classe SP1 vittoria per Francesco Marrone, secondo Ignazio Secchi e terzo Fabio Emanuele. Le 5 donne in gara, la migliore è stata Patrizia Melis, piazzatasi al 47esimo posto, al volante di una Citroën Saxo. Gara sfortunata invece per Maena Matere, su Peugeot 106, costretta al ritiro per la rottura del cambio, mentre è riuscita a concludere la gara Giovanna Boi, alle prese però con mille problemi alla sua Peugeot 106. Il Memorial Gianluca Cocco, che premia il migliore tra i portacolori di Guspini e Arbus, è andato al pilota di Arbus Marino Gessa, su Citroën Saxo VTS. Invece l'Aquila Motorsport si è aggiudicata la Coppa Scuderia. Marino Gessa. La giornata tipicamente invernale non ha scoraggiato gli appassionati, che fin dalle prime ore del mattino hanno affollato i tornanti, facendo sentire il proprio calore ai piloti provenienti da tutta la penisola. Infine un doveroso applauso va agli organizzatori dell'Icnusa Promotors e dell'Arbus Promotors, che a dispetto delle difficoltà causate dal maltempo hanno saputo portare a termine la manifestazione nel migliore dei modi. Franco Bella, osservatore che sai, qui a Guspini Arbus per la prima prova, cioè per la seconda prova. Siamo col commissario sportivo delegato per la quinta Autosalon Guspini Arbus, prova di campionato italiano. Fabio Mura, nonostante la pioggia che è veramente stata un po' poco clemente, cioè un grande successo anche quest'anno, la quinta edizione Guspini Arbus, valevole per il campionato italiano. Spero che sia piaciuta al pubblico, in effetti c'è stata la prima manche molto bella, poi la seconda e la terza state. Chico Tornatore, nonostante la pioggia è sempre stato un grande successo questa quinta edizione della Guspini Arbus. Sì, questa volta proprio vorrei veramente farci i complimenti, perché abbiamo operato in condizioni veramente difficili, direi quasi proibitive. Siamo riusciti a portare qualcuno, li voglio citare uno per uno: Americo Vacca, Fabio Mura, Remigio Vacca, Fabrizio Dissi,
Ignazio Concas, Gualtiero Porco, Daniele Vacca, Davide Monzittu, Marco Uchedu, ma insieme a loro c'erano tantissimi altri ragazzi che hanno lavorato dietro le quinte. Insieme a loro poi, come non ricordare i commissari di percorso di tutta la Sardegna praticamente, che sono stati presenti e sono stati sotto la pioggia a diventare fradici come Pulcini. C'era anche un altro ragazzino. Un ragazzino, quello con la maniche cavagliati a maniche corte. Ma non guida lui. Eh? No, no. Un certo 12 però so che sei la moglie. Dammi la campina, la lascio tre macchine.
Là lo sta doppiando. Questa. Dai, la droga. Questo è il primo.
Non fa darvelo.